pomeriggio a tutti, popolo di Radio Punto Nuovo, ben ritrovati. Per fortuna che come sempre c'è il mio alleato, l'uomo che si butterebbe nel fuoco piano per... con le parole, ti porto veramente, ti querelo per delle cose del genere. Ti querelo. Buongiorno, e Marco Giordano, che ti buttassi nel fuoco per me. Buongiorno alle amiche e amici Radio Punto Nuovo, 380 127 2000 per tutti i vostri messaggi, anche perché hanno modificato per l'ennesima volta il protocollo sanitario della nostra Serie A, e questa sera poi si va in campo con... Adesso puoi tenere 12 positivi e mezzo. Ma valgono già per la partita di questa sera? Non dovrebbero esserci problemi in primis, però... Non è ancora ufficiale questo nuovo protocollo. Non è ancora ufficiale. Non bisogna capire quando lo approvano. Boh. Cioè, se hai 13 positivi nel gruppo squadra... Per fine gennaio c'è una riunione in programma. Attenzione. Dal 20 in poi per limare, allora, tutte le questioni. Diciamo che noi per i prossimi due mesi dovremmo portarci sta variante appresso. Quello che ci spiegano, quello che ci dicono. Vediamo. Il punto è... Questo nuovo protocollo andrebbe a prevedere di avere la possibilità di non giocare qualora ti ritrovi 13, cioè il 35% del gruppo squadra contagiato. Ma nel gruppo squadra si intende anche, che ne so, l'allenatore, il magazziniere e così via, o solo i calciatori? Da questo contest sono tirati fuori ovviamente Primavera. Però se volete capirne di più, anche in ottica Napoli, in particolare alle 14 avremo con noi Valerio Piccioni, che per la Gazzetta ha spiegato tutto per filo e per segno. Ovviamente stasera c'è la Supercoppa tra Juventus ed Inter, con l'Inter nettamente favorita, un po' per come sta giocando, un po' per come non sta giocando la Juventus, che continua a praticare un calcio tremendo nonostante le vittorie. Ore 21, se non sbaglio su canale 5, giusto Ale? Mi sembra che c'è la diretta, sì, su canale 5 c'è la diretta della partita. Vedrete la partita, immagino di sì. Aspetto i vostri commenti. 380 127 2000. Inter che dovrebbe scendere in campo con l'once de gala, il solito 11: Handanovic tra i pali, Skriniar, De Vrij e Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoğlu e Perisic, Dzeko e Lautaro Martinez di punta per quanto concerne la Juventus, Szczęsny tre pali, poi 4-4-2 con De Sciglio, Rugani, Chiellini ed Alessandro, non ci sono né Bonucci né De Ligt, Kulusevski, Locatelli, Bentancur e Rabiot a fare ancora l'esterno mancino, con Paolo Dybala ad agire attorno a Moise Kean. C'è Umberto Chiariello, Umbi. Buongiorno. Allora, Supercoppa, che bello, stasera c'è la Supercoppa, vedrai la partita, immagino di sì. Sì, certo, non mi entusiasmo, non me ne frega niente, però. Te ne frega, vabbè, vince l'Inter facile stasera. No, non c'è nulla di facile quando si affrontano Inter e Juventus. Tu dici? Cioè, no, non è una... Viste le assenze... L'Inter è favorita, ovviamente. L'Inter è favorita. Chiesa, Bonucci, De Ligt, Cuadrado, no, e Danilo fuori. È sempre Inter-Juve. Inter-Juve non è mai una partita scontata, mai. Vedremo che partita sarà. È interessante. Sì, appunto. Stuzzicante come partita. Ovviamente tanti ospiti anche oggi, tra un po' dovremmo partire con Franco Ordine e Francesco Decore per iniziare ad inquadrare una partita che in qualche modo va ad alimentare il ginepraio delle polemiche. Hai visto? Szczęsny, no, io ho dato Szczęsny titolare, ma in realtà Szczęsny non sarà titolare. No, non gioca. Gioca Perin perché Szczęsny si è vaccinato. Era un Novax, non ho capito. Sì, praticamente sì. Pazzesco. Szczęsny Novax. Cioè, ma ti rendi conto? Ha deciso di fare il primo vaccino, almeno il primo l'ha fatto. Ora c'ha questa procedura di fatto, perché mi sono accertato di come funziona. Chi è Novax o chi non ha voluto vaccinarsi, al di là del fatto di essere convinto meno Novax, questo è un altro discorso, chi non si è vaccinato e decide finalmente di fare la prima dose, non ha un Green Pass,
cioè ha un Green Pass valido per soli 21 giorni, fino alla data già fissata per il secondo vaccino, per il richiamo. Quindi è un Green Pass a termine. Quando fa il secondo vaccino, a quel punto avrà un Green Pass che è considerato Super Green Pass, perché una seconda dose che è inferiore ai 4 mesi. E ha 4 mesi di tempo per fare la terza dose. Hanno tempo tutti per avere il Super Green Pass entro il 15 febbraio. Quindi bisogna, chi vuole essere in regola entro il 15 febbraio, che dovrebbe essere una data che vale solo per gli over 50, ma che poi in effetti varrà un po' per tutti, perché le maglie saranno strette un po' per tutti, chi vuole, ha deciso di vaccinarsi, lo faccia presto, perché poi c'ha 21 giorni di tempo per essere iscritto alla seconda dose di vaccinazione. Te la mettono già iscritta sul portale, quindi ti devi presentare, a quel punto hai un Green Pass valido e poi 4 mesi per fare la terza dose. Allora, andiamo subito dal vice direttore del Corriere dello Sport, Francesco Decore. Direttore, buon pomeriggio, eccoci qui. Buon pomeriggio a voi, eccoci. Direttore, mi spieghi un attimo questa Szczęsny si è vaccinato solo adesso. Pazzi. Cioè, ma veramente la Juve deve... ma ci sono... ho capito, però io fossi la Juve sarei irritata parecchio. No, Bax, o comunque che non si sono vaccinati per vari motivi. Ma poi magari con la privacy, allora, noi non ti riusciamo, posso dire, a sapere, però Szczęsny prende un profumatissimo stipendio dalla Juventus, profumatissimo, tant'è che loro lo volevano sbolognare per prendere Donnarumma, non hanno trovato nessuno che gli pagasse 7 milioni e mezzo di ingaggio, bontà della Juventus. Pronto, io sento. Ci senti, direttore? Ci senti? No, mi sa che non ci sento. Proviamo a ripristinare il collegamento con il direttore Decore. Umbè, la giro prima a te questa considerazione, poi voglio farla pure al direttore. Szczęsny prende... Direttore, ci senti? Sì, sì, adesso mi sento. Ah, perfetto, sì. Ok. Allora, ti dicevo, e poi chiedo anche un parere a Umberto. Szczęsny prende 7,5 dalla Juventus, 7 milioni e mezzo. Supponiamo che Perin stasera, per un motivo o per un altro, ti faccia perdere un trofeo. Che comunque vale dei soldi, perché la Supercoppa italiana vale dei soldi per chi la vince. La Juventus... Continuo a sentirvi solo a tratti. Ah, avrebbe, lo chiedo a Umberto, la Juventus avrebbe il diritto, e poi torniamo dal direttore Decore, di ristorarsi su Szczęsny? Io guarda, però è colpa tua se io ho perso sto trofeo. Non ce l'ha. Scusami. Giuridicamente non ce l'ha. Ho capito, però così è. Scusami. Manco va bene. Così vai, litiga con la gente, perché dici lo stesso discorso che vale per altri atleti. Il casino di Djokovic lo conosciamo, ma anche Irving nel Brooklyn Nets ha fatto un casino che la metà basta, voglio dire. Purtroppo sono libertà individuali, non c'è l'obbligo. Capito. Siamo d'accordo, sono libertà individuali, però sei in una situazione. Non c'è l'obbligo, non è che parliamo, non c'è l'obbligo. Beh, ma così però c'è. Dai. Lo so, io non sono d'accordo, ma è così. Cioè, effettivamente è allucinante come situazione. Cioè, la Juventus stasera perde per Perin, non glielo auguriamo nemmeno, povero Perin, però poi che fai? No, allora dice, vabbè, pazienza, cioè, no, ma manco va bene, siamo sinceri. Senti, nel frattempo che poi ritorniamo dal direttore Decore, ti leggo un messaggio che è arrivato al 380 127 2000. Allora, buongiorno a tutta la redazione di Radio Punto Nuovo. Mi può spiegare il dottor Chiariello in che cosa consisterebbe la progettualità futura di Aurelio De Laurentiis? È chiaro che ci sia una riduzione del monte ingaggi e sia un fatto dovuto, ma come mettiamo il caso che lo scouting del Napoli trovi due giocatori importanti tipo Theo Hernandez e Leao che ti fanno un paio di buone stagioni, a quel punto gli devi adeguare il contratto come sta accadendo al Milan? De Laurentiis a quel punto come si comporterebbe con ingaggi che potrebbero arrivare a 4 milioni e mezzo? È vero che questo è un business a lungo termine, e che cosa farà? Cercherà di andare sul nuovo stadio? Punterà sul settore giovanile? Alessandro dalla Svizzera chiede il tuo parere su questo tema. Umberto. Chiede una cosa, che innanzitutto gli voglio notificare che Lorenz non mi paga la consulenza, per cui né io so cosa intende fare per il futuro. Purtroppo ho l'impressione che si stia navigando un po' a vista per cercare di rientrare nei parametri di conto economico positivi. Dopodiché, quali saranno i prossimi obiettivi del Napoli, i parametri a cui il Napoli si adeguerà,
quale sarà il nuovo tetto in gaggi. Adesso lo posso capire che credo sia 3,5 milioni. Per il futuro non so se lo alzerà a 4, 4,5, non ho idea. Dipende da tanti fattori. Penso che sia una domanda alla quale purtroppo oggi non si possa dare una risposta. Bene, vedremo. Progettualità è una parola poi molto grossa. Io credo che... Cioè tu pensi che in questo momento non c'è una progettualità? No, ma allora il progetto non c'è mai stato e non c'è quasi per nessuno. Sono pochi che hanno un progetto. Un progetto ce l'ha l'Empoli, ce l'ha l'Atalanta. Qual è? Loro hanno una mission a cui adeguano un progetto. La mission di questi club è forte settore giovanile, valorizzazione delle risorse del settore giovanile, player trading a tutta forza, plusvalenze vere non fittizie, che riescono a tenere il club a livello dei loro obiettivi. L'obiettivo di Empoli Atalanta prima era quello della squadra ascensore, cioè fortissima in Serie B, in lotta per la promozione sempre, obiettivo salvezza in Serie A. L'Atalanta ha alzato questi obiettivi e questi parametri, è riuscita ad andare in una dimensione superiore e c'è una progettualità in tal senso. Ogni anno vendono un pezzo pregiato, ogni anno lanciano qualcuno dal settore giovanile, ogni anno l'Atalanta ha una continuità tecnica da vari anni con Gasperini, lì c'è un progetto, mantenersi a certi livelli secondo alcuni canoni e criteri. Il Napoli non ha mai puntato sulle strutture, non ha mai puntato sul settore giovanile. Il Napoli ha sempre pensato di avere la capacità di attrarre calciatori che possono diventare importanti per restare a livelli competitivi affinché si possano drenare risorse economiche di tipo europeo, Champions, Europa League, eccetera. Finora questi obiettivi sono stati quasi sempre raggiunti. Ma non è che c'è un progetto, ci sono degli obiettivi ai quali De Laurentiis muove poi le sue carte e pedine. Adesso il progetto è quello, il progetto, cioè l'obiettivo è quello di ritornare in un conto economico virtuoso che prescinda dalla qualificazione in Champions. Per far questo ci vogliono lacrime e sangue. Il giorno in cui ha risanato il conto economico e ha una buona patrimonialità, un buon finanziario come già ce l'ha, il Napoli potrebbe anche pensare di investire delle risorse per potenziare la squadra. Oggi come oggi l'obiettivo e non il progetto è ritornare in un conto economico virtuoso. Questo è l'obiettivo. Cioè, ma dove sta l'obiettivo sportivo? L'obiettivo sportivo da coniugare a questo obiettivo economico imprescindibile è quello di trovare giocatori giusti, con l'età giusta e con gli stipendi giusti per mantenere un Napoli forte. Questo è il concetto. Allora fammi vedere se riusciamo a sentir bene, ma non era colpa sua. Direttore Decore, eccoci, adesso ci dovresti sentire bene. Niente, direttore. Cioè, pronto? Eccoci, pronto. Direttore, adesso ci dovresti sentire bene. Sento a tratti. No, senti. Sento a tratti, ho sentito te Umberto così, a spizzichi e bocconi. Senti, ti provo parlare a fare di obiettivi, di progetti. Ti riporto però sulla Supercoppa di stasera. Prima di tutto, che partita ti aspetti? Te la faccio facile e poi cerco di entrare nello specifico. Allora, non ho capito bene la domanda. La Supercoppa? Sì. La Supercoppa, Inter grande favorita, Juventus che naturalmente dovrebbe un po' approfittare dello straordinario regalo che ha avuto dalla Roma nell'ultima partita e diciamo così andare un po' di slancio, però temo che l'obiettivo della Juventus non sia quello di vincere la Supercoppa, temo per la Juve naturalmente, per i tifosi della Juve, ma credo che l'obiettivo della Juventus sia quello di andare in Champions League. A proposito di obiettivi e progetti e dei bilanci in rosso, andare in Champions League, i soldi della Champions sono assolutamente fondamentali, necessari per poter aprire qualsiasi capitolo e qualsiasi nuovo progetto. Benissimo, direttore, provo a fartene un'altra su Szczęsny, non so se mi senti.
Niente, no, abbiamo difficoltà col direttore De Core, lasciamo perdere, andiamo un attimo noi, Umberto. A proposito invece di questo progetto di cui stavi parlando in precedenza, è tutto parametrato, caro Chiariello, a quello che fanno anche le altre. C'è un dirigente che mi ha detto: tutto dipende da un aspetto. Il Napoli può anche abbassare il monte ingaggi, può anche abbassare il proprio livello, tutto sta nel fatto del capire quanto si abbasseranno anche le altre. L'analisi che puoi fare dal punto di vista futuribile delle altre, qual è? Che si alzerà o si abbasserà il livello delle altre? Io credo che De Laurentiis è pronto a dare battaglia in questo senso, e non è l'unico a volerlo fare, perché qui parliamo di chiaro doping amministrativo. Cioè, se il Napoli, per restare in parametri virtuosi, è costretto a non rinnovare i Mertens, gli Insigne, Gulam, gli Ospina, e deve andarsi a cercare giocatori sostitutivi a minor costo, perché altri che sono indebitati in una maniera feroce spendono e spandono in stipendi e cartellini che non potrebbero permettersi? È questo il vero tema. Allora, se c'è un ridimensionamento generale, il Napoli ne trae vantaggio, perché è quello che si dimensiona meno poi di fatto. Se invece si lascia continuare ai club vari di proseguire una politica di plusvalenze fittizie o gonfiate, di politiche di bilancio piuttosto allegre, e si lasciano le maglie ampie di manovre di varia natura, sponsorizzazioni fittizie, compagnia bella in Europa, le vediamo queste cose eccetera, è chiaro che la competizione è truccata, per cui il Napoli, che sceglie una linea virtuosa, ma non perché veramente si sia un santo, perché veramente non vuol mettere mano alla tasca, giustamente, per carità, e dice: io voglio una società virtuosa che si autofinanzia e che mi dia degli utili, o sotto forma di compensi, sotto forma di dividendi. Questo conta poco e niente, perché io faccio un imprenditore e ci devo guadagnare, punto, chiuso. Un discorso sano, preciso, che fa qualsiasi imprenditore del mondo. Dopodiché però ci deve essere qualcuno che vigili affinché questo sia valido per tutti. Purtroppo l'impressione è che questo non sia del tutto vero che accada, e quindi ho l'impressione che continueremo a vedere società indebitate che continuano a fare spese folli. Andiamo in stop and go, pochi secondi, ripartiamo. Oh, rieccoci, tornati in diretta, giorno della Supercoppa, della quale a Chiariello non frega assolutamente niente. Umbè, ci sei? Dov'è? Sei andato? Dov'è? Te ne frega niente. Vabbè, primo trofeo stagionale liberamente, ma della Coppa Italia di domani, almeno ti importa qualcosa della Coppa Italia del Napoli domani? O anche quella passa in cavalleria? La Coppa Italia di domani è importante invece. La Coppa Italia di domani è importante. Allora facciamo così: mi spieghi tutto nel tuo Edito Nuovo. Edito Nuovo, il punto sul calcio italiano di Umberto Chiariello. Ieri campionato e c'è polemica. Mihajlovic tuona dopo aver preso un gol al 93esimo. Hanno fatto i furbini, i furbetti. Il Cagliari duplica la vittoria di Genova con quest'altra partita che è un po' nel DNA del Cagliari di vincere sempre gli ultimi minuti. Perché questa polemica? Perché aveva detto chiaramente Mihajlovic: noi non abbiamo il ritmo partita, non reggiamo 90 minuti perché non ci siamo mai allenati. Dateci almeno un giorno di allenamento. Niente. E guarda caso, Bologna va in vantaggio e prende due gol nel finale. Solo merito del Cagliari. Poi ha ragione Mihajlovic a dire: hanno fatto i furbini perché hanno visto l'odore del sangue, volevano vincere la partita e hanno approfittato della nostra impreparazione fisica. Secondo me Mihajlovic ha ragione. È un altro esempio di partita taroccata da un punto di vista della non possibilità di prepararla, come ci ha raccontato ieri Campoccia dell'Udinese. È un modo questo di far rischiare anche la salute degli atleti. Oggi giocano la Supercoppa, che interessa il tempo che trova, cioè il giorno che si disputa. È un trofeo di poco appeal. È chiaro che per noi ce l'ha quando affrontiamo
la finale come Napoli, e se soprattutto dall'altra parte c'è la Juventus. E quindi per il resto sì, è una partita derby nazionale, il famoso derby d'Italia, Juve-Inter, Inter-Juve, sempre quello. Alla fine si sono un po' capovolti i fattori, l'Inter è diventata la super favorita, sta aprendo un ciclo e la Juve cerca di far valere il suo blastone. Ci interessa il giusto, cioè poco o nulla, punto. La vicenda Szczęsny piuttosto lascia perplessi. Come può un club come la Juventus consentire a un proprio calciatore, pur nel suo diritto di non volersi vaccinare perché non è obbligatorio, però insomma per gli interessi che si muove nel calcio e per gli stipendi che corrono, una moral suasion nei mesi precedenti mi sembrava opportuna farla, poi alla fine si è convinto, ma in questi mesi ha rischiato e fatto correre rischi anche ai suoi compagni. Rimaniamo sempre più perplessi di fronte a questi atteggiamenti. C'è domani la Coppa Italia, quella invece può avere un senso, anche se rimane per me una coppetta per come l'hanno svilita nella sua manifestazione di gioco, perché è diventata una coppa di 5 partite, è diventata una coppa usum televisivo, a uso Rai, perché è una coppa che fondamentalmente vive di semifinale e finale, punto. Una volta c'erano 13 partite, c'era la Serie C coinvolta, si andava a giocare le grandi squadre sui campi di periferia facendo promozione al calcio e regalando incassi che sarebbero serviti per salvare l'intera stagione dei club di C. Ma tutto questo oggi non interessa assolutamente a nessuno, purtroppo. Ma il Napoli con la Fiorentina, una Fiorentina che ha preso 4 reti dal Torino inopinatamente nella partita dell'altro ieri, e arriva avvelenata al Maradona. Italiano è così, o vince o perde, pareggia poco, è uno di quegli allenatori della Nouvelle Vague un po' alla De Zerbi, molto maniacali nel loro modo di pensare, molto talebani, uno oggi usa dire, in realtà integralisti, hanno un modo di giocare assolutamente altissimo, dove curano esclusivamente la fase offensiva, la fase difensiva lascia sempre molto perplessi, e la Fiorentina è così, o vince o perde, pareggia veramente poco, e ricordo un po' Italiano nella sua impostazione il De Zerbi di Sassuolo, allenatori che piacciono, che fanno anche molto bene, ma che poi alla fine non sono così affidabili da avere poi una grande squadra tra le mani, perché nessuno gliela affida, almeno fino ad oggi, vedremo in futuro. Fatto sta che il Napoli con la Fiorentina ha un bel test match e vedremo se finalmente qualche giocatore troverà spazio. Tonzebe gioca probabilmente, Osimhen è recuperato, Lozano è recuperato, ovviamente non giocheranno, Fabian Ruiz giocherà? Pare, forse sì, si recupera anche lui. Insigne non sta fermo in box troppo tempo, Zanoli finalmente la fa una partita? Tutti interrogativi che scioglieremo domani, ma è una partita secondo me molto utile per capire altre cose rispetto a quelle che conosciamo. Ovviamente la testa va al filotto da fare, che è Bologna, Salernitana, Venezia, prima di affrontare l'Inter, e quindi questa è una partita propedeutica col solito motto, slogan trito ritrito, vincere aiuta a vincere. Fin qui le tue riflessioni, informazioni sul traffico, torniamo. Oh, allora Stefano Salandin, buon pomeriggio Stefano. Ciao, come stai? Molto bene, tu? Abbastanza bene. Bene. Abbastanza bene, ma stai. Bene, bene. Mercato finora? Mercato finora? No, niente. Direi, ma era abbastanza prevedibile, non è che aspettarsi di diverso. Va, ci ha regalato qualche soddisfazione alla Fiorentina? Genova, Cagliari, Sorgiano, Salernitana. Ecco, Salernitana potrebbe essere un bel, come dire, un bel serbatoio da cui pescare notizie, visto le premesse di queste ore, no? Con Walter Sabatini che entra in pista, certo. E lui è sempre foriero di buone notizie. Il resto è abbastanza bloccato, ma si sapeva. Indici di liquidità, mancanza di soldi e via andare. Curioso di vedere la Juve, sono convinto che la Juve farà qualcosa, so che stanno lavorando, però sono anche loro molto bloccati da questioni economiche, ma anche e soprattutto da visioni interne, no? Non è che tutte collimano. Complicato farle collimare nel
Ma farle con il mare è complicato in questa fase, è veramente già complicato. Come le lezioni del Quirinale, come le lezioni del Quirinale. Esatto, come le lezioni del Quirinale, come le lezioni del Quirinale. Senti, io penso che ci siamo anche per avere in diretta con noi un grandissimo ospite. A proposito di grandi presidenti, è con noi Massimo Moratti, gli dobbiamo 120 secondi. Presidente, buongiorno. Buongiorno a voi. Siamo con Umberto Chiarello, con Stefano Salandin di Tutto Sport, che tante volte le avrà chiesto notizie di mercato. Stefano, quante volte hai disturbato il presidente avere notizie di mercato? Io non tantissime, perché noi abbiamo sempre avuto la relazione di Milano, c'era Viganò, che con Moratti era Paolo Viganò, erano voglio dire di famiglia quasi, forse anche. e poi io ho seguito l'Inter quando c'era, no, dicevo, presidente, più che con me, lei a Milano con noi di Tutto Sport aveva le frequentazioni con Viganò e con Bocci, erano loro i suoi due cani da guardia. Si interrompe, no? Purtroppo, si sente poco. Le diceva, presidente, che c'erano Viganò e Bocci, diciamo, da farle da bodyguard a Milano per quanto riguarda Tutto Sport? Sì, come no, è chiaro. Prima Viganò, che poi l'abbiamo preso noi, e poi Bocci, senza dubbio. Ecco. Mi ricordo come, rivedevo spesso. Però, presidente, io vissi da cronista tutta l'epopea manciniana, compreso il doloroso esonero e poi la ripartenza di Modena. Stefano, mi sa che il presidente non ti sente, quindi vado io, perché Salandini le raccontava, presidente, che lui ha vissuto da protagonista tutta l'epopea di Roberto Mancini. Ma veniamo alla stringente attualità, presidente. Stasera per l'Inter è una passeggiata di salute contro i resti della Juventus. No, beh, dal punto di vista del Covid non lo so, penso di sì. Da un punto di vista invece della partita, no, è la solita partita, sarà la solita partita difficile, piena di tensione. La Juve ha tutte le sue speranze di poter rimettere in sesto il quest'annata, e l'Inter invece ha la possibilità di far molto bene, perché sta giocando bene, è in forma, sono entusiasti, è bello vederla. Ma però, giustamente, come leggevo anche oggi sui giornali, una partita di 90 minuti può avere qualsiasi tipo di esito. Certamente sarà interessantissima come partita, speriamo che non sia nervosissima, ma un po' nervosa sarà. Presidente, ma le piace di più Inzaghi o Conte? Chi le piace di più? No, ma guardi che sono degli allenatori, è sempre difficile fare i paragoni anche su quelli che ho avuto io. Sinceramente Conte ha avuto il merito comunque di aver fatto rinascere assolutamente la squadra, di mettere in condizioni di vincere un campionato importante e di vincerlo anche con prepotenza, bene. Inzaghi aveva un compito difficilissimo per conto mio, un'eredità che non era facile continuare, con delle differenze che conosciamo tutti, dovute alla vendita di giocatori molto importanti. Sta facendo veramente bene Inzaghi, quindi hanno due caratteristiche diverse, ma sono due fantastici allenatori. Allora, ultime due per il presidente. Umberto, Stefano, riporterò io le vostre domande qualora la comunicazione non dovesse essere perfetta. Umberto, prego. Sì, chiedo al presidente Moratti una cosa che oggi è molto in discussione. La governance del calcio italiano mi sembra che rincorra sempre i problemi e si muove quando la stalla è aperta e voi sono scappati. Se ci fosse stato lei ancora alla presidenza dell'Inter, avrebbe spinto per fermare il campionato un paio di giornate, rimettere tutti in bolla, farli vaccinare e poi riprendere a giocare, invece di assistere a questo spettacolo a macchia di leopardo con squadre che scendono in campo senza allenamento, con tanti assenti e tante polemiche? No, ma certamente la mia posizione è sempre stata una posizione, da questo punto di vista, della salute, di prudenza, perché se non c'è quella, poi non c'è neanche il lavoro, non c'è il ritorno sul lavoro e non c'è la possibilità di esprimersi. Però mi sembra di aver capito che e quello è il problema, che sia talmente pieno di impegni, sia il campionato, sia per la nazionale che per il campionato, nuove che non conosciamo, che non riusciamo a capire, che assolutamente qui questi non riescono a trovare minimamente il tempo per fare le altre partite. Questo è, cioè, tutto è fregato dal fatto
che pur avendo avuto un anno di Covid spaventoso, che è stato il 2020, dopo siamo partiti ancora con una densità di impegni che non è stata prudente, insomma, da nessuna parte, sia dal punto di vista internazionale che forse da un punto di vista nazionale ce l'abbiamo queste cose da fare, ma dal punto di vista internazionale potevano limitare. In realtà, Presidente, è che non l'hanno voluto trovare gli spazi, perché in altre nazioni, in Premier per esempio, hanno deciso di far giocare le partite di recupero nei giorni della Champions, e quindi alcuni nei recuperi della Champions, cosa che non normalmente purtroppo nei giorni della Champions, cosa che normalmente sì, non si fa. E poi si può attendere, perché bisogna vedere lo sviluppo delle squadre italiane in Europa. Ovviamente ci auguriamo che vadano lontane, ma qualora a un certo punto si fermassero, i mercoledì sarebbero liberi. Quindi non è del tutto vero che spazi non ce ne sono e che non può darsi. Mi sembra di aver capito, leggendo i giornali, che quello fosse il problema, ma certamente così il campionato è, insomma, ci sono state partite in cui giocano dei giocatori policristi che hanno giocato tre giorni prima, che hanno avuto il Covid, con delle riserve che non sono riserve ma sono dei ragazzini, quindi tutto è un po', non diciamo falsato, però insomma è in grosse difficoltà. Io credo che sì, gli interventi non sono stati fatti tantissimi. Credo sempre che ci sia tanta buona volontà e quindi avranno pensato a queste cose ed è stato impossibile realizzarle. Salandin, per chiudere. Presidente, voglio ritornare un po' al campo, alleggerire un po', fare un giochino. Io ho avuto la fortuna di lavorare al Torino, come cronista ovviamente, quando c'era un dirigente come che lei conosce benissimo, Sandro Mazzola, no? Sandro sa che oltre alla simpatia e alla competenza, e facevamo spesso un giochino, no? Per dire questa è più forte squadra, quella è più forte, mi diceva tu fai l'11 contro 11 e vedi in quella più forte quale prenderesti di quella più debole, posto che oggi l'Inter è quella più forte, dell'altro 11 quale prenderebbe? Ma bisogna inserirli, insomma, uno che certamente è un giocatore che adesso si è fatto male purtroppo, che è Chiesa, perché io trovo che sia un giocatore che abbia delle grandissime possibilità, grandissimo, abbia talento personale notevole. Poi degli altri giocatori sono tutti un po' da scoprire, certamente Dybala a me piace moltissimo, quindi lo prenderei sempre, ecco, questo decisamente. Bene così, Presidente, grazie davvero di cuore per essere stato con noi. No, grazie a voi, scusate se non ci si sentiva bene, ma vi ringrazio della vostra gentilezza. Grazie Presidente, grazie mille, grazie di cuore a Massimo Moratti. Stefano Salandin, come stanno le cose con il rinnovo di Dybala? Ma stanno che adesso ci arriva bene, che fa il Cerbero dantesco, sai, con occhi di bragia, e quindi c'è un po' di frenata, non credo ci siano altre squadre di mezzo, anche se come senti dalle parti dell'Inter non solo Moratti lo prenderebbero subito, quindi io fossi al posto di lui starei molto attento, ma credo che alla fine faranno, perché l'interesse di tutte e due. Anche perché altre squadre oltre quelle cifre lì non vanno e alla fine faranno, però questa è anche una strategia per far vedere che sbagliata, perché non si mettono in piazza queste cose. Una società forte come sempre stata la Juventus le gestisce all'interno, non le fa uscire, non va in TV a dire facciamo i cattivi, li fa e basta. Però ecco, si vede che adesso lui è, come dire, è il proconsole nella provincia dell'impero Exor, e quindi fa la voce grossa, vediamo se avrà ragione. Umberto, il proconsole dell'impero Exor, ma è un impero che secondo te si sta un po' sfaldando a livello calcistico, Umbi? E poi così, se sei un'ultima per Stefano, per salutarlo. Non credo, perché non si può mai pensare a uno sfaldamento quando si mettono 700 milioni in un'azienda. Quindi non è affatto così. Semmai c'è un problema di ricambi generazionali che non sono andati sempre bene, ma ricordiamoci che Andrea Agnelli oggi
l'occhio della critica del ciclone, uno che ha vinto 9 scudetti consecutivi, cosa che nessun altro Agnelli aveva fatto prima. A me piace sempre cercare di dare pane pane e vino a vino. Ora dagli all'untore che Gianni Agnelli, che Andrea Agnelli è il più imbecille d'Italia, che viene trattato come il minus abens del villaggio, a me non sta bene, perché questo ha vinto 9 scudetti di seguito. Se avessimo a Napoli un presidente che vincesse 3 scudetti di seguito, per noi sarebbe il più grande presidente di tutti i tempi, di ben secola secolorum. Quindi non condivido la gestione di Andrea Agnelli, penso che abbiano fatto molti errori da Cristiano Ronaldo in poi, perdere Marotta è stato un errore clamoroso, però sicuramente gli ultimi anni non ha fatto bene, però la famiglia Agnelli è saldamente al comando e le faide interne tra gli Agnelli ci riguardano relativamente poco, insomma. E così Stefano ha ragione, Umberto? No, sull'aspetto sportivo non c'è dubbio, c'è il problema economico, perché sai, poi i 700 milioni di euro di aumenti di capitale li ha fatti Exor, quindi il cugino, che ha la maggioranza quasi assoluta di Exor, e quindi per quello che si parla di, per resto va bene l'uomo di Gianelka, per questo che si parla di, come dire, commissariamento per gestire l'aspetto finanziario e lo sviluppo successivo. Dal punto di vista tecnico è un errore, sono abbastanza convinto, sarà, vedremo come si svilupperà questa cosa perché non è ancora ben chiara, è un errore affidarsi totalmente ad Arriva Bene, che non ha queste competenze. Non a caso nell'ultima dichiarazione prima della gara contro la Roma si è notato un palese imbarazzo per questa sua cognita incompetenza calcistica. Lui ci ha tenuto come un'escusatio non petita, quindi accusatio manifesta, a dichiarare che non è che ci voglia un ingegnere aeronautico, e invece ci vuole uno che sa di pallone. Questi errori si pagano alla fine. Eh sì, direi che effettivamente si pagano. Senti, per chiudere un'ultima, non te la posso non fare, sul Napoli. Stamattina, parlando con un paio di operatori di mercato, mi dicevano che entrambi hanno sentito, chiacchierato con Cristiano Giuntoli, ed entrambi Giuntoli ha detto: ma ti trovassi un terzino sinistro da darmi in prestito, anche piuttosto bravo? Ovviamente la risposta è stata: direttore, ci stai facendo una domanda difficile, complicata, la certificazione però c'è, Giuntoli sta cercando un'altra opportunità di mercato alla Tuanzebe. Allora non capisco io però, chi esce? Questa è la domanda. Da quello che ho iniziato ad appurare, potrebbe esserci un'opportunità di tirar fuori Malqui dalla rosa, però stiamo parlando di una possibilità. Certo è che Giuntoli sta chiedendo in giro un terzino sinistro. In questi giorni non ho lavorato molto sul Napoli, quindi vado sul sentito dire, e anch'io so che cercano quel profilo, Empoli, altri ruoli di quel tipo, però davvero. No, io voglio una bomba di mercato. Non conosco bene. Bombona mi devi dare, perché Stefano, io sento. Ti direi delle cose. So che cercano un terzino sinistro, questa voce è arrivata anche. No, ma io la bombona che ti sto chiedendo è un'altra. Vai. Mi sono date, ma insistentemente, voci. Parlo di voci, si è chiaro. Voci. Perché poi dopo escono titoli assurdi. Giuntoli alla Juventus, di cui se ne è sempre parlato, ma adesso sento dei rumori molto forti. No, ma è una indiscrezione che circola pesantemente già da quest'estate, ha ripreso a circolare forte, ci sono, come dire, collaboratori, ecco, dell'entourage più esterno di Giuntoli che stanno aspettando novità. È uno dei candidati, non è l'unico, ma è uno dei candidati per un'eventuale, come dire, implementazione o ribaltone tecnico della Juve. È per questo che vi dicevo, dovremo vedere come si muove Arriva Bene, perché è una fase di transizione questa, è anche per quello che loro faticano un pochino a gestire questo mercato di gennaio. E Giuntoli è sicuramente uno dei candidati, su questo non ci sono dubbi, come lo è Tare, anche con Tare ci sono stati contatti. Sono dei contatti in corso da questo punto di vista. Giuntoli è molto. Quindi dobbiamo aspettarci Vavro e Murici alla Juve? Non ho capito, possiamo. Dobbiamo aspettarci Vavro e Murici. Dare acquisti tipo Vavro e Murici alla Juve, sono molto contento di sentire ciò. No, ma guarda, è una situazione molto fluida. È talmente fluida che parli con ognuno di questi protagonisti che dicono che sono sicuri. E sono tutti troppo sicuri che c'è qualcuno che non lo è, che non lo potrà essere, insomma. No, ci sono tanti che sperano di arrivare in conclave
che Papa, invece sono ancora cardinali in partenza. Quindi però sicuramente su Giuntoli è da monitorare la situazione, non c'è dubbio. Bene così, bene così. Stefano, un abbraccio forte come grazie, sempre. Ciao, ciao Stefano, un abbraccio. Grazie, grazie, grazie Stefano. Salandin, a proposito... Facciamo così, diamo un pacco alla Juve, va, però Murici e Giordano. Che c'entro io ogni volta? Che poi sono più forte di Vavro e Murici. Montano mi ha visto giocare, sono molto meglio. Andiamo in pubblicità. Andiamo. Eccoci tornati in diretta. Umbe, ci sei? Dov'è? Umbi, se n'è andato, niente, basta, ha deciso che vuole vivere la sua vita lontano dal sottoscritto. Possiamo anche già dire che ci sarà una nuova trasmissione di Radio Punto Nuovo con Umberto Chiariello, ma senza Marco Giordano, ovviamente non lo so, vediamo se con Bruno Gaipa, che è un po', diciamo, il preferito di Umberto, questo lo possiamo dire apertamente. Si scherza, sta per tornare Umberto, così come stiamo per cambiare argomento dopo aver parlato lungamente della questione Supercoppa. Andiamo anche a toccare un altro tema, ovviamente sempre inframezzandolo con questioni legate al Napoli. Parliamo della Salernitana. Alfonso, buongiorno. Vagliano, eccoci qui, corrispondente del mattino per la Salernitana. Come stai? Buongiorno, non male, sicuramente con un clima di riprovata serenità. Parlo naturalmente di piazza di Salerno, soprattutto dopo la vittoria di Verona e con il closing ormai alle porte, con questa nuova proprietà, nuova dirigenza che sicuramente contribuirà a rasserenare il clima infuocato soprattutto negli ultimi mesi, a prescindere poi da quello che sarà il risultato finale in questa stagione. Allora, partiamo dalle notizie e poi andiamo anche sulle idee. Domani al 90% ci sarà il closing con il passaggio ufficiale a Iervolino, giusto? Sì, domani in tarda mattinata ci sarà questa firma, che poi in realtà materialmente non sarà posta da Danilo Iervolino ma dall'amministratore di DSRL, che è la società che ha presentato l'offerta vincolante poi accettata il 31 dicembre scorso. Si tratta di Generoso De Luca, che è il cugino tra l'altro di Iervolino. Dall'altra parte saranno i due trustee, e Susanna Esgro e Paolo Bertoni in rappresentanza di Melior Trust e Wider Trust, ad apporre questi autografi davanti al notaio, così che Iervolino potrà essere il nuovo presidente della Salernitana. Da lì ci sarà una sorta di reazione a catena, perché arriverà la rescissione contrattuale di Mariano Fabiani, ormai virtualmente ex direttore generale della Salernitana. Fermati un attimo. Umberto, ci sei? Dov'è? No, niente, non lo sento Umberto. Vai. Ci sono. Oh, domani ci sarà la rescissione di Fabiani. Lo stai sentendo, Alfonso? Domani la rescissione è la tua grande vittoria, Umbè, la rescissione di Fabiani. Ale, ale. Alfonso, scusami, dovevo far gioire Chiariello. Perdonami. Dovevo far gioire Chiariello. Scusami. No, ho percepito il coro, non riesco purtroppo a sentirvi benissimo, mi sento un po' a scatti, però vado per un'idea. Vai, no, Chiariello ha gioito per la rescissione di Fabiani. Vai. Che arriverà, aggiungo, con un incentivo all'esodo. Seguire ci sarà la firma del contratto di Walter Sabatini per 6 mesi con un'opzione, vale a dire che a giugno, indipendentemente dai risultati sportivi, perché anche in Serie B, in presenza di materiale umano, di risorse e di progettualità seria, Sabatini sarebbe disposto a proseguire il suo rapporto con la Salernitana e con Iervolino, che gli ha fatto già una grande impressione per dinamismo, per voglia di fare, per anche idee chiare a dispetto del suo essere un neofita del mondo del calcio. Gli ha aperto una tabaccheria a Salerno, gli ha aperto? No, diciamo che credo abbia i suoi rifornimenti, ma insomma, adesso scherzi a parte, Sabatini è un gran conoscitore di calcio, credo che abbia già le idee molto chiare. A questa Salernitana, visto anche il contesto lì giù nei bassi fondi della classifica, credo che possa bastare anche non un mercato faraonico fatto di 20 calciatori e altrettanti milioni spesi, ma fatto bene, oculato, con 6/7 innesti, io credo che la Salernitana possa avere
anche qualche chance di salvezza, visto che lo Spezia è al mercato fermo per le sanzioni della FIFA, visto che il Genoa nonostante tutto non sta camminando, il Cagliari è l'unica squadra che sembra essersi un po' ridestata. Insomma, anche dal punto di vista psicologico credo che il morale sia cresciuto. Certamente è una squadra che avrà bisogno di qualità, magari anche di qualche pupillo, come per esempio Diego Perotti, lo ricorderete, a Roma proprio con Sabatini, svincolato da qualche mese, deve essere ovviamente tirato a lucido, ma è uno di quei calciatori che in un contesto come quello della Salernitana potrebbe fare la differenza. Servirà anche molta esperienza, in difesa è praticamente fatta per Caceres dal Cagliari, messo ai margini da Mazzarri che vorrebbe Bonazzoli, ma si attende di capire anche quale sarà il destino di Stefano Colantuono, perché è vero che Sabatini che fa il mercato, ma bisogna anche calibrarlo sull'allenatore. I due, lui e Colantuono, hanno lavorato insieme ai tempi del Palermo, ma è chiaro che potrebbe al primo scricchiolio esserci anche un avvicendamento in panchina, con la ritrovata serenità societaria. Chiaramente anche Salerno, nonostante l'ultimo posto in classifica, riacquisisce un certo appeal per i vari Sostecosmi, Davide Nicola, Marco Giampaolo e quant'altro, sono tutti nomi passati. Gattuso, in qualche modo. Ma Gattuso? Guarda, su Gattuso io credo ci sia stato un sondaggio anche qualche settimana fa da parte di Sabatini, ma Gattuso avrebbe in qualche modo declinato la proposta in attesa di proposte diverse, sia dal punto di vista della classifica sia dal punto di vista delle prospettive. Un sondaggio ci sarebbe stato, potrebbe essere anche un'opzione di immagine non indifferente, visto che Gattuso è di fatto esploso in Italia proprio con la maglia della Salernitana nel 98-99, dopo essere cresciuto nel Perugia, poi la Scozia, poi appunto Salerno e il salto al Milan, molto amato dalla piazza a Salerno, però credo voglia attendere qualcosa di diverso almeno per il momento. Poi in futuro chissà, però allo stato attuale non nascondiamoci dietro un dito, la salvezza è comunque difficile. Accettare Salerno oggi è una missione molto complicata, anche se il mercato può donare sicuramente rinforzi interessanti. Dicevamo di Caceres, insomma, giocatori che hanno una certa esperienza in Serie A e che per il ruolo che deve recitare la Salernitana da qui alla fine della stagione possono sicuramente fare a caso. Poi ci sarà anche il nodo dei rinnovi dei contratti da risolvere, c'è Djuric che scalpita, ci sono diversi elementi che fin qui hanno deluso come i Simi, bisognerà capire se resteranno a Salerno o se saranno ceduti. Simi ha grande mercato in soprattutto in Serie B con il Monza di Stroppa che lo chiede a gran voce. Insomma, saranno mesi molto importanti. È chiaro che poi step by step Iervolino dovrà poi mettere una serie di puntini sulle i: strutture, stadio, convenzione, dialogo con il sindaco Napoli. Tra l'altro, aperta e chiusa parentesi, la presentazione di Iervolino dovrebbe tenersi proprio venerdì con il sindaco in collegamento Skype. Centro sportivo, allenamento, attualmente la Salernitana in fitto al Merirosi, bisogna capire che fine farà, e soprattutto settore giovanile trascurato negli ultimi anni. Ecco, questi, oltre alla comunicazione, al merchandising, al marketing, saranno i cavalli di battaglia del visionario, come lo chiamano Daniele Iervolino. Il visionario. Umberto, che cosa serve alla Salernitana oltre a Sabatini? Che tipo di allenatore e che tipo di calciatori? Gente alla Caceres, gente diversa, che serve alla Salernitana? Di prendibile, ovviamente, perché sennò gli porti Mbappé, beh, è chiaro che ti salvi, però Mbappé non va a Salerno, almeno credo. Umberto, che serve alla Salernitana? Un progetto tecnico. Sì, ma ti devi salvare, cioè per salvarsi che serve? Per salvarsi serve che la squadra abbia un progetto tecnico serio. Quindi recuperare gente, a me per esempio le operazioni tipo Ribéry, tipo Caceres, non le sopporto proprio, le trovo operazioni proprio sbagliate. Poi magari te lo danno pure, non lo so, vedremo. Caceres negli ultimi anni è più famoso per dove l'hanno cacciato, perché dove ha giocato. Bah, vedremo. È vero che a destra la Salernitana gioca in 10 perché c'è un buco, perché finora hanno giocato tutta gente che la Serie A non dovrebbe vederla manco col cannocchiale. Che gira quell'altro lì, come si chiama lui? Boh. Roba assurda. Quindi manca proprio un terzino adesso. Però serve soprattutto un progetto tecnico chiaro. Quindi un allenatore. È un bene che Gattuso abbia rifiutato. Guarda, Gattuso secondo me ha fatto un piccolo errore di valutazione. Forse va al Fenerbahce, va in Turchia, boh, chissà. Potrebbe andare ad allenare la Polonia.
Allora, lui ha un discreto appeal, ma non ha un grande appeal. Cioè, finora non ha vinto niente di che, la Coppa Italia a Napoli, ma si è fatta la fama di essere un rompiscatole. Con Milan, con Napoli, con la Fiorentina, più per come ha litigato che per come ha allenato. Ha avuto vicissitudini precedenti, Pisa, Mal, Cipro, eccetera, piuttosto burrascose. Quindi è ancora alla ricerca di un'identità. Non ha un appeal così grande da mirare a grandi club, lo stava prendendo Paratici al Tottenham, era la grande occasione della vita che è poi sfumata. Si deve rifare una virginità, secondo me, proprio psicologica, mentale, proprio d'immagine, rispetto alle società, rispetto ai presidenti. Salerno, secondo me, era una grande occasione, perché poteva fare come De Zerbi a Benevento. Nella peggiore delle ipotesi si sarebbe lanciato. De Zerbi da Benevento ne ha tratto un grande giovamento, perché ha fatto un grande giro di ritorno, non si è salvato, ma ha mostrato di essere un allenatore interessantissimo. Beh. Gattuso poteva fare a Salerno, tra l'altro, con una società forte, con un dirigente come Sabatini, poteva aprire un ciclo interessantissimo, fare anche un miracolo. Quindi io l'avrei accettato Salerno al posto di Gattuso, sinceramente. Vabbè, facciamo così, salutiamo Alfonso. Non è detto che non ci ripenserà. Poi ci potrebbe ripensare. Tanto c'è Colantuono che ha vinto a Verona, per il momento mantiene la panchina però vediamo. Tutto è in evoluzione, staremo a vedere. Ciao Alfonso, grazie. La Salernitana deve comprare giocatori con esperienza di Serie A che siano in età giusta. In età giusta. ventottenni, massimo trentenni, in età giusta e tecnicamente validi, gente tipo, che sa calciare palla. Tipo non Pietro De Concilis. Pietro, buon pomeriggio. Quanto mi piace sentire Umberto con le sue parole dolci sulla Salernitana, guarda. Tipo vai Pietro. Guarda, vai. Andiamo subito perché abbiamo tantissimi aggiornamenti da dare, sia sulla situazione Covid, sia sul calciomercato, che chiaramente investe questa settimana in casa Avellino, tra obiettivi sfumati e alternative da andare a prendere anche in pochi giorni, perché l'Avellino adesso non può più permettersi di attendere, di aspettare. Attenzione anche alla preparazione in vista della ripresa, meno 11 giorni alla ripresa della Serie C, di questo e tanto altro parleremo al pomeriggio da Supereroi. Ciao. Ottimo, buon lavoro Pietro, a te e a Dino. Per noi subito Stop and Go e ripartiamo con lo speciale Napoli tra poco. Allora, eccoci qui, caro Umbè, mi serve un nome di un terzino sinistro da prendere in prestito. C'ho brutta pasta che mi fa pressione. Vuole un terzino sinistro. Niente, non c'è. Io la penso come Sarri. Cioè? Parisi. Ma intanto la Lazio pare che stia prendendo Casale. Casale e Parisi sono due bellissimi prospetti. Hai capito il tuo amico Mario Giuffredi? È tutto di Giuffredi, Hai capito? Possiamo dire che Mario sa lavorare bene? Lo possiamo dire? O dobbiamo aver paura di confessare se un procuratore sa lavorare bene? Non dobbiamo. C'è occhio lungo, mi sa scegliere. Sì. Chi è l'uomo che ha dato la vittoria alla Salernitana? Chi è l'uomo che ha dato la vittoria alla Serie A? Castanos. E di chi è? È vero, è di Mario, è vero. Fatto pure un caspita, che gol, bel gol. Caspita. Tanta roba. Senti, vogliamo parlare anche un attimo, immagino che lo possiamo fare tra pochissimo attraverso il sapiente lavoro di Alessandro Montano, di questioni legate al protocollo e così via. Stamattina mi hai chiesto di avere in collegamento con noi un collega della Gazzetta dello Sport che tante volte già abbiamo disturbato, però lui si occupa di temi che per noi sono molto sensibili. Valerio Piccioni, buongiorno. Valerio, eccoci qui, come stai? Io volevo sentire l'uomo. Buongiorno, bene. L'uomo che sa tutto, ti ha apostrofato Chiariello, il nostro direttore. Valerio, sai tutto. Prendiamola come una battuta, dai. Allora, Valerio, e anche perché il sapere tutto in circostanze come queste è veramente molto complicato, perché ogni ora cambiano le cose, i contesti sono sempre emergenziali. Poco fa mi chiedeva Lumi, un dirigente sportivo di una delle società più importanti d'Italia, e proprio sull'applicazione dei protocolli, quello relativamente all'attività amatoriale giovanile, brancolava un po' nel buio, e chiaramente si fa uno sforzo di provare a interpretare le norme, ma non sempre ci si riesce, ecco. Senti, allora cerchiamo proprio di capire che cosa è stabilito ieri, che cosa è emerso ieri.
Cioè da oggi, da quando sarà operativo questo nuovo protocollo, che cosa prevede, quali sono i criteri, quando è che non si disputerà una partita? Ci dai un quadro d'insieme? Sì, intanto dobbiamo considerare che ieri, anche l'altro ieri, si è fatto sostanzialmente un lavoro preparatorio propedeutico alla conferenza Stato-Regioni che ci sarà proprio fra pochi minuti e che sarà la sede istituzionale in cui questo protocollo, destinato in realtà a diventare una circolare del Ministero della Salute, sarà discusso e approvato. Poi ci sarà il vaglio del Comitato Tecnico Scientifico e quindi c'è da presupporre che la prossima settimana possa diventare operative queste nuove norme. Intanto vi chiedo scusa perché sono alla stazione, quindi ti sentiamo perfettamente. Ecco, quindi fatta diciamo questa premessa, si deve dire che il protocollo, o meglio lo chiamiamo protocollo, ma in realtà dovrebbe essere dal punto di vista giuridico normativo una circolare del Ministero della Salute, cercherà di limitare diciamo la disparità di interventi, la contraddittorietà di interventi delle autorità sanitarie locali di fronte a dei casi di positività nelle squadre di calcio, di basket e di pallavolo, anche se poi qui naturalmente la messa a terra potrebbe anche essere diversa. E come lo farà? Lo farà cercando di trovare un paletto oggettivo che sembrerebbe raggiunto in questa direzione. Qualora ci fossero in un gruppo squadra fra gli atleti, i calciatori, il 35% di casi di positività, si bloccherebbe l'attività dell'intero gruppo squadra e non si potrebbero svolgere gli incontri per un tempo che naturalmente l'autorità sanitaria locale dovrà stabilire nell'ambito della sua discrezionalità. Questo è il punto credo più importante. Dopodiché per la gestione di casi singoli diciamo così, o di un numero di casi molto contenuto, ci saranno le norme sulla quarantena soft, che sostanzialmente sono quelle di sempre e che quindi consentono ai giocatori, anche in caso di positività ai contatti stretti, di continuare ad allenarsi e di continuare a giocare le partite, però non uscendo sostanzialmente dal percorso casa allenamenti, casa stadio, centro sportivo. Quindi questo è un po' il quadro della situazione. Allora, Umberto, hai ascoltato con attenzione tutto quello che ci ha spiegato Valerio. A te io la domanda. Ho due domande. Avendo letto con attenzione l'articolo questa mattina, la pagina che tu hai fatto sulla Gazzetta, molto molto bella, molto bella, credo che sia una pagina che ha chiarito tante cose, però c'è una cosa che non mi è chiarissima. Tu hai parlato del 35% e però hai parlato di 12 calciatori, parlando di 30 sulla base di 30-33, ma le rose sono a 25. Io ho fatto il conto che una rosa del Napoli ne ha 23 attualmente, per no, cui a, no, a 8 scatta il 35%, chi ne ha 25 a 9 scatta il 35%, perché in primavera non sono inclusi, e questa è un'altra cosa importantissima, che in primavera non vengono inclusi nel conto. Credo che scatti a 8 a 9, non a 12, o sbaglio io il conto, non so dove sbaglio perlomeno. Rose che si prendono in considerazione sostanzialmente sono le rose allargate, quindi non sono quelle a 25, ma quelle a 33-34, e questo io ho fatto un approfondimento su questo con la Lega Calcio, quindi sostanzialmente comprendono anche di primavera che sono aggregati alla prima squadra. Diciamo, non si può attingere indiscriminatamente alla primavera come invece diceva il protocollo della Lega. Cioè, qual è la differenza? Mentre il protocollo della Lega dice purché diciamo ci siano 13 persone in grado di giocare a pallone tra la prima squadra, la primavera, tutto quello che si trova, e un portiere, si scende in campo. E quindi sostanzialmente il numero di giocatori
è enorme in cui trovare questi 13 giocatori non positivi. Per quanto riguarda invece il protocollo in divenire che sta uscendo da queste norme, si prende atleti inteso come rosa allargata, per intenderci, non so se sul sito della Gazzetta, ecco, ci sono queste rose, e praticamente si deve arrivare al 35% per bloccare l'attività di un gruppo squadra. Ecco perché il confine è 11-12. Per la verità, a dirvela tutta, i tecnici del Ministero della Salute diciamo spingono per una percentuale ancora inferiore, però sembra che il punto di caduta sia intorno al 35%. Il sottosegretario alla salute Andrea Costa, che è l'ultimo ad aver parlato della questione, ha detto fra il 30 e il 35%, insomma, diciamo che quella più o meno è la stessa. La seconda domanda è questa, perché sarà una circolare alla fine del Ministero della Salute che verrà emanata e divulgata a tutte le regioni e le autorità sanitarie, è un po' come dire una specie di recepimento del protocollo calcio come atto particolare, come fatto, diciamo, di norme particolari da applicare che le ASL, a cui le ASL dovranno attenersi. Cioè, fino ad oggi le ASL hanno sempre detto, noi sappiamo che c'è un protocollo Lega Calcio con il Ministero della Salute, ma lo sappiamo perché lo leggiamo sui giornali, perché a noi non ce l'ha comunicato mai nessuno. No, però questa è una circolare del Ministero della Salute che dovrà essere raccolta dal protocollo federale in parte e dal protocollo di Lega. Cioè la stessa cosa che si verificò il 18 giugno del 2020, quando il campionato ebbe bisogno di una famosa circolare. Le ASL saranno vincolate a questa circolare del Ministero della Salute? Sì. Assolutamente. E questa è la novità. Ovviamente, però facciamo un caso. Allora, ci possono essere dei casi estremi, cioè se io ASL verifico che a un certo punto c'è stato un focolaio in una festa tra figli dei giocatori di calcio o tra le famiglie dei giocatori di calcio, e questa situazione ha un carattere di straordinarietà, comunque le ASL un margine minimo naturalmente lo mantengono, perché non dimentichiamo che la circolare sulla quarantena soft dice può disporre la quarantena soft, non dispone la quarantena soft, quindi non c'è un automatismo. Però nel momento in cui io dimetto per iscritto, quello che devi fare in caso di singole positività, quello che devi fare in caso di multiple positività, quello che devi fare se non raggiungi il 35%, quello che devi fare se lo raggiungi, tenuto presente peraltro anche l'intervento recente dei tribunali amministrativi regionali che ha dato per tre quarti dei casi ragione alla Lega, insomma io credo che a questo punto dovremmo essere alla quadratura del cerchio. Allora, detto Sinisa Mihajlovic, e ti salutiamo, se qualcuno pensa che io possa essere arrabbiato si sbaglia. Qualche anno fa la mia parte emotiva avrebbe prevalso, oggi è diverso. Ti aspetti certi giocatori e ne vedi altri. È come se io prendessi il biglietto per il concerto di Vasco Rossi e andassi a cantare Orietta Berti, con tutto il rispetto per Orietta Berti. Questo nuovo protocollo farà cantare Orietta Berti o farà cantare Vasco Rossi? Beh, diciamo che sempre con il massimo del rispetto per Orietta Berti, insomma, farà cantare, se non Vasco Rossi, ecco, qualcuno dello stesso genere, perché obiettivamente almeno Ron, diciamo, almeno Ron, no? Ecco, perché la situazione è molto diversa, perché sostanzialmente il protocollo della Lega parte dal concetto che lo ispira e che dice: noi non abbiamo neanche una data per recuperare, qui se mettiamo un granello di polvere
dentro un meccanismo non andiamo più avanti e quindi dobbiamo giocare per forza. Insomma, adesso sintetizzando, questo protocollo dice cerchiamo di andare avanti, però ovviamente non esageriamo, cioè nel senso ci sono delle norme a tutela della salute che devono stare sopra tutte le altre, e poi se si dovrà rinviare una partita ci si inventerà qualcosa, si troverà il modo, si chiederà alla UEFA di spostare di 3 giorni la partita della Nations League. Adesso io sto facendo sto immaginando delle cose che ovviamente poi non si verificheranno, nel senso che in effetti comunque alcune date io immagino ci saranno, perché peraltro non è credibile che tutte le italiane vadano in fondo nelle 3 coppe europee. Insomma, mi sembra così un pochino un pronostico, direi, troppo ottimistica per essere considerato, però certo al momento non ci sono date, c'è un problema, però mi sembra che grosso modo questa possa essere una percentuale di buon senso. Poi adesso vedremo come sarà declinata, come sarà scritta, se ci verranno in mente e leggendola definitivamente avremo qualche dubbio in più o qualche dubbio in meno, ecco. Però diciamo che c'è stata un'accelerazione verso una soluzione del problema, soluzione naturalmente per quanto possibile, perché come vedete i casi continuano a moltiplicarsi. Adesso c'è stato un altro giocatore della Roma, un altro giocatore della Fiorentina. Se posso aggiungere qualcosa, come si comporta con i giocatori che ancora rifiutano di vaccinarsi, come è accaduto alla Roma? E come ci si comporta? E ci si comporta in un modo un po' acrobatico, nel senso che attualmente il giocatore che non si vaccina può giocare a pallone in base al fatto che si tratta di un lavoratore con i tamponi preventivi, può andare in uno spogliatoio per cambiarsi perché questo rientra o rientrerebbe nella sua prestazione, ma non può dormire in un albergo con i compagni, non può prendere un treno, non può prendere un aereo. Quindi diciamo che si va avanti caso per caso con una moral suasion per tentare di convincere tutti, e i non convinti vivono una situazione, diciamo, al limite dell'esclusione. Ecco, questa è la situazione. Bene così. Un'esclusione di fatto, non un'esclusione, diciamo, coperta giuridicamente, ma un'esclusione, mettiamola così, per ragioni indirette. Ecco. Indirette. A proposito di tamponi e di Napoli, sono attesi per oggi i risultati dei tamponi di Mario Rui, Malqui e, se non ricordo male, anche di un altro giocatore per oggi. Vabbè, vedremo. Ti ringrazio. Comunque io volevo rubarvi solo 30 secondi per fare una considerazione con voi e poi magari mi direte se la condividete. Ma in questo contesto, no, di grandissima precarietà, di grandissima difficoltà, ma non si potrebbe teorizzare, me lo chiedevo pure stamattina sulla Gazzetta, non si potrebbe teorizzare che per 2 o 3 settimane, per negativizzarsi, ci si chiuda dentro il proprio centro sportivo, la propria struttura, una bolla, di riferimento. Una bolla. Esatto, una bolla per ovvero non andare a casa, perché oggi purtroppo bisogna dire che a casa c'è il rischio contagio. Ora non è che chiaramente si può pretendere che un padre non incontri i propri figli, eccetera, però magari creare un meccanismo in cui si fa una bolla in cui magari c'è un'area mista, in cui ci si vede da lontano. Questo io penso che servirebbero 2 settimane, perché bisogna scavallare anche per il paese, queste siano le 2 o 3 settimane decisive poi per speriamo abbassare questa maledetta curva epidemiologica. È una domanda che mi faccio, poi la risposta naturalmente la ve la lascio e poi faremo altre considerazioni insieme. Ti ringrazio Valerio nel frattempo, di cuore. Grazie a voi. Grazie a Valerio Piccioni. Umberto, la risposta è la bolla, mi dai una risposta in 30 secondi? Scusa, ma sto dicendo questo da alcuni giorni, semplicemente che andava fermato il campionato al subito ritorno alle vacanze, data la situazione. Fare immediatamente di nuovo la bolla, immediatamente, farli vaccinare tutti, mettere di nuovo in allenamento i calciatori, tranquillizzare la situazione e ritornare a giocare.
poi si sarebbero provate due giornate di recupero, ma sarebbe stata una cosa seria. Purtroppo non ci appartiene. Senti, devi fare stavolta però sinceramente gli auguri a Mino Raiolo. Lo so che non ti sta simpatico, ma gli devi fare gli auguri. Perché sono ore molto delicate. È stato ricoverato d'urgenza al San Raffaele di Milano, dove è stato sottoposto ad un pericoloso intervento chirurgico. 54 anni, resterà sotto osservazione. Gli facciamo l'in bocca al lupo, ovviamente. Può stare simpatico, antipatico. Non sapevo minimamente che avesse problemi di salute. No, ma era ignoto un po' a tutti, ecco, non c'era proprio la percezione che potesse. Non si scherza mai. Quindi. No. Gli facciamo l'in bocca al lupo, ovviamente, al buon Minone. A me tra le altre cose sta pure simpatico, figurati. No, a me proprio per niente. Non sopporto proprio. No, invece a me piace un sacco. Né per quello che è, né per quello che rappresenta. Non mi piace proprio. No, a me invece piace, perché è un personaggio. Assolutamente no, è anzi una persona deleteria per il calcio, è uno dei grandi mali del calcio mondiale. Io lo considero il male assoluto, quindi non lo so. Vabbè, facciamo così, dai. Al contrario a certi tipi di procuratori, proprio una battaglia che sono pronto a fare da qui all'eternità. Facciamo così, ne parliamo tra un attimo perché voglio approfondire il tema, pochi secondi e ripartiamo. Ripetiamo la notizia che è data dalla Gazzetta dello Sport, firmata dal collega Carlo Dodisa. Anzi, se riusciamo un attimo anche a sentire Carlo, vediamo tra un po' se riusciamo a sentire Carlo. Perché Mino Raiola, operato d'urgenza al San Raffaele di Milano, questa è la notizia che appunto arriva. Aspettiamo di capire se ci saranno evidentemente aggiornamenti, se ci saranno novità. Io continuo a non essere d'accordo con te sulla questione. Per me i procuratori, e lo dico da persona di estrema sinistra, non sono il male del calcio. Tu come al solito sei sempre un integralista, non c'è niente da fare, sarà l'età, sarà il tuo essere. Ma l'età, c'ho 37 anni, ormai sono vecchio. Ma che vecchio? Tu sei Peter Pan. Sì, questo anche è vero. Questo anche è vero. L'età, sarà che sei un integralista fessacchiotto assai, come tutti i massimalisti di sinistra. Vabbè. Hai sempre questi atteggiamenti molto molto tranchant. Il punto qual è? Qua non si parla del male assoluto, e che dire che i procuratori sono il male assoluto del calcio è una cretinata clamorosa. I procuratori sono un'opportunità che oggi i calciatori hanno per farsi gestire su cose di cui non sono competenti. Il problema è un altro. Si è dato, e la colpa è delle istituzioni, troppo spazio ai procuratori, al punto che non sono più al servizio dei calciatori, ma usano l'ESA, i contatti giusti, per carità di Dio, si dicono confronto con i presidenti, con addirittura sono diventati essi stesse aziende che muovono le pedine di una scacchiera. Questi vanno combattuti perché sono il male del calcio, ma male assai. Raiola è uno dei campioni di questo schema, uno che ha girato le norme UEFA ed è stato anche multato, uno che sta combattendo contro Ceferin, Infantino e tutti coloro che vogliono mettere un limite alle procure in termini di percentuali e di mobilità e di cose che possono fare, perché effettivamente si è andato oltre, è diventata una vergogna questo mestiere per alcuni, per come la fanno. I Mendes, i Raiola sono male del calcio, non tutti i procuratori. Sono procuratori che fanno benissimo il loro mestiere, e tanto di cappello come lo fanno. Ma quindi evitiamo generalizzazioni. Allora, Raiola, per me, uno degli attuali uomini che stanno facendo il male del calcio. Paolo De Paola, buon pomeriggio, Paolo.
poi là, ma io stavo assistendo a questo amore di coppia, cioè del, un nuovo gender di coppia, bellissimo. Ve la suonate e ve la cantate. No, perché stavamo commentando sta notizia che Raiola è stato operato d'urgenza al San Raffaele di Milano. Speriamo. Gli facciamo gli auguri, dai. Però Chiariello, che come recitava una vecchia canzone di Anna Oxa, è senza pietà. E così, ho provato anche a fare un po' due note messe così. Io non lo sopporto a Raiola, devo essere ipocrita. No, non devi essere ipocrita. Non sono, non è che lo odio al punto che gli auguro la morte, sia chiaro, per carità di Dio, questo non c'entra niente. È una critica. Se fosse stato Francisco Franco gli avrei augurato la morte, certo. Benissimo. Se fosse stato Pinochet, se fosse stato Ceausescu gli avrei augurato la morte. Per fortuna perché è solo Raiola. La morte non va sempre onorata. Ci sono casi in cui la morte va festeggiata. Guarda cosa ti dico di forte, perché di fronte ai dittatori, di fronte a gente che si è comportata in maniera criminale, se muore Provenzano, se muore Reina, io festeggio. Allora, è chiaro che Raiola non è uno di questi, quindi non è che io mi auguro la morte di Raiola, ma è addio. Beh, bentornato Paolo, ci sei mancato. Bentornato. Lo sai come siamo fatti lui. Però in questo brodo primordiale da Raiola a Ceausescu mi trovo bene, vai tranquillo. Benissimo, allora dimmi la tua, tu che cosa ti auguri? Fammi sentire. No, vabbè, ma più o meno non va bene la trasmissione, mi trovo in linea con Chiariello, quindi con Umberto, quindi dobbiamo cambiare argomento. Proviamo un argomento subito per litigare. Aspetta, però fammi sentire un attimo Paolo sulla questione dei procuratori. Cioè, i Raiola, i Mendes, i Barnett sono il male assoluto. Io dico di no. Ma lo sai cos'è? Marco, è che noi ci rivolgiamo a questi procuratori. A volte, diciamo, la stampa è un po' ipocrita in questo, no? Cioè, appena diciamo ci concedono le loro grazie e in qualche modo ci concedono le notizie, che noi sappiamo il mercato per il calcio è equivale a una finale di Champions costante, no? Quindi i cambiamenti di mercato sono quell'anello di congiunzione fra una partita e l'altra della settimana, quindi il mercato è fondamentale. Noi gli abbiamo dato un potere enorme a questi procuratori, un potere che si sono presi. Io poi sono d'accordo su questo, limitandone il potere, una cosa che per esempio anche in 5 regole, 7 regole che aveva stranamente partorito commisso della Fiorentina, non mi trovavano in disaccordo, cioè limitare per esempio gli accordi per i rinnovi dei giocatori alla società del giocatore, cioè mettere insomma delle gabbie attorno ai procuratori, fare un periodo diciamo di rinnovo del contratto che sia limitato nel tempo e non oltre un certo tempo, insomma dei piccoli accorgimenti si possono mettere, però ribadisco, uno, il potere glielo abbiamo dato anche noi come stampa, e due, alcuni sono impresentabili. È vero quello che dice Umberto, che hanno un fior di avvocati, fior di commercialisti eccetera, ma sinceramente nella loro essenza e nella loro presentabilità proprio, diciamo, anche oratoria, anche di dialogo eccetera eccetera, beh, c'è una bella maggioranza di procuratori che è veramente impresentabile. Poi per carità, fanno il loro mestiere, per cui vanno sempre ammirati, ma non è, diciamo, quella persona distinta che si presenta e ti sa in qualche modo affascinare per il dialogo, per la comprensione dei problemi che possono avere diciamo determinati rinnovi, queste cose qua eccetera. E mi sembra che molto spesso si arrivi proprio a questi personaggi anche un po' truci e truculenti, perché hanno questi modi spicci con cui chiaramente parlano ai presidenti e sanno far valere le loro ragioni, pena diciamo deportare il giocatore da qualche altra parte. Ecco, insomma, è questo che io contesto. Cioè, noi abbiamo creato una figura dei procuratori, l'abbiamo creata noi giornalisti, l'ha creato il sistema stesso, abbiamo creato una figura di procuratore che è, diciamo, un po' sgradevole, diciamo la verità. La maggioranza, e non tutti, perché ce ne sono anche 3 o 4 o 5 che sono assolutamente splendidi e inappuntabili, però diciamo quelli che saltano più agli occhi non è che siano proprio dei personaggi con cui ci andresti volentieri a cena, sinceramente. Vabbè, allora facciamo così, piccola pausa, 16 secondi e ripartiamo facendovi litigare su Insigne.
E allora, Chiariello, vuoi litigare con Paolo o no? Dai, che andate sempre d'amore e d'accordo. Non so la posizione di Paolo sulla vicenda Insigne qual è. Fammela prima sentire, vediamo se possiamo trovare uno spazio. Non ti permettere di difendermi Insigne. No, adesso, è il padrino di Insigne. È il padrino. Mi sono già prenotato per andare a mangiare a Don Alfonso a Toronto, voglio dire. Pensa te che cosa pazzesca. Quindi, beh, però comunque l'applauso. Don Alfonso a Toronto ha vinto il premio di miglior ristorante italiano del mondo, eh. Sì, ma dico, l'applauso del San Paolo è significativo, alla sostituzione di Insigne. Cioè, sì. Come dire, il popolo dei tifosi si è schierato dalla sua parte. Anche dopo, come dire, tu da che parte scende, stai? Eh? Tu da che parte stai? Non ho capito. Tu da che parte stai? No, io sto da, diciamo, devo dirti la verità, a me non convince fino in fondo la motivazione dei soldi, perché mi sembra un po' troppo culturalmente bassa, e mi spiego. Io non voglio dire che i cantanti sono tutti amanti dei neomelodici, delle macchine sfarzose che si fanno regalare con un fiocco a Capodanno, oppure, diciamo, di quei, come dire, di quelle cose un po' luoghi comuni che circolano attorno ai calciatori, però la maggioranza è così. Io non credo che Insigne sfugga del tutto a questo cliché, e per cui, come dire, l'attenzione ai soldi, al calcolo, perché lui ha meramente calcolato che in questi ultimi 5 anni di carriera probabilmente, ed è questo un pochettino che può ferire di più, diciamo, anche un tifoso, che col Napoli magari non avrebbe vinto nulla. E allora ha proprio veramente calcolato con il suo procuratore, ha detto: va bene, visto che comunque è inutile che ci danniamo l'anima per dei soldi che sono nettamente inferiori alla cifra proposta dal Toronto e difficilmente potremmo vincere qualcosa di significativo, sai che c'è di nuovo, ce ne andiamo e ci prendiamo una barca di soldi. E a me questi ragionamenti troppo cinici... Paolo, purtroppo la tua ricostruzione però è sbagliata. E per spiego perché è sbagliata, perché io so com'è andata, nel senso che io lo so dalla persona che ha parlato con De Laurentiis. Sì. Cioè, vale a dire, gente di Insigne, il quale mi ha detto: Lorenzo, col quale ho anche avuto una discussione, voleva rimanere a Napoli e mi ha pregato di chiedere a De Laurentiis di trovare un accordo. Io il 16 dicembre l'ho chiamato per trovare un accordo. Ovviamente Lorenzo non voleva un aumento, non voleva un bonus come l'ha avuto Mertens, ma, tra virgolette, si sarebbe accontentato di un rinnovo alle stesse cifre per 4 anni. De Laurentiis, diciamo che ha detto un secco no, diciamo che non si sono lasciati bene perché c'è stato anche un certo alterco tra i due, ma De Laurentiis questi soldi non glieli ha voluti dare. A quel punto c'è stata la discussione tra Pisacane e Insigne, perché Pisacane voleva piazzarlo, Insigne ha detto: in Italia non se ne parla proprio, io non gioco contro il Napoli, in Europa. E invece Lorenzo ha scelto di andare a Toronto. Nel momento in cui ha visto che De Laurentiis non gli ha dato nessuna chance di restare se non alle cifre da lui prefissate, 3 e 6 ultima offerta, ha scelto lui. Scusami, il totale dell'offerta del Napoli? 3 e 6. Cioè 1 e 4 in meno dell'attuale stipendio. Ora tu mi insegni che il capitano, bandiera della squadra, miglior giocatore del campionato scorso, nonché campione d'Europa in carica, nonché autore di 20 gol, nonché autore di 114 gol e 95 assist in 10 anni, se tu lo vuoi tenere, non gli proponi un'offerta al ribasso dopo che a Mertens l'hai riempito di soldi. Però io qua aggiungo due cose. Tu hai detto una cosa sacrosanta, non è solo una questione di soldi, perché se De Laurentiis, che è un uomo molto capace, e siamo tutti d'accordo secondo me che sia un uomo molto capace, avesse voluto tenere Lorenzo, avrebbe fatto come con Mertens, che aveva definito marchettaro 2 mesi prima, che era stato uno dei capi della rivolta, se l'è portato a pranzo e ci ha raggiunto un accordo. Invece lui ha mostrato non solo che non vuole spendere questi soldi, che lui ha Insigne non lo voleva più.
è una sua scelta e va rispettata. D'altronde tenere Insigne significava investire 40 milioni per un calciatore che va, che sarebbe andato a 35 anni a finire. Quindi è una scelta rispettabile, però le cose vanno dette per come stanno. Al di là dei soldi, De Laurentiis aveva deciso di chiudere con Insigne. Non ha fatto nulla per trovare un'intesa. Non lo voleva più. Lo sanno anche nell'entourage di De Laurentiis e gli amici di De Laurentiis con cui ho parlato. Ma io stesso, quando lo incontrai, ebbi la netta sensazione che lui voleva liberarsene. Quindi De Laurentiis non vuole più Insigne. Non ha cercato nessuna intesa. Ha detto: se vuoi rimanere, questa è la città. Che è un modo per dire: cerca di squadra. Trovo solo una contraddizione in quello che dice. Se non voleva Insigne, non gli faceva il rinnovo. Non glielo proponeva. No, dai, certe offerte si fanno per farti dire perché vabbè, così dice, potrà dice, dire io ci ho provato. Ma non poteva di fronte alla piazza, non poteva di fronte alla piazza dire che faccio Insigne. Doveva fare la proposta. Ma se la proposta che gli ha fatto qual è stata? 3 milioni. Lui guadagna è poco. 3 milioni. 3, poi 6. Dopo è arrivato a 3,5 la proposta 7 milioni, poi 3,5 alla fine di top 6 non si parla più. 3,6 per quanti anni? 4. Vabbè, ma io dico, cioè, non è che non gli ha offerto, io questo dico, non è che gli ha offerto zero, cioè 3,6 per 4 anni con già quello che ha guadagnato, beh, insomma, la famiglia Insigne può stare bella tranquilla. Dico solo una cosa, Marotta gli avrebbe dato 5 milioni e gli ultimi giorni prima del Toronto aveva alzato a 5,5. Vabbè, però posso dire, Insigne, a noi giornalisti compete fino a un certo punto, ma perché noi dobbiamo fare questo tipo di ragionamenti su quanto... No, io ti sto ragionando molto semplice, tu hai detto una cosa sacrosanta, non è solo un fatto di soldi. Insigne, capendo che De Laurentiis non lo voleva più, ha detto: voglio tagliare i ponti netti con questo calcio, me ne vado. E ha scelto di andarsene a Toronto, ha scelto lui proprio di andare là. E mentre Pisacane, contrariamente ai suoi interessi, perché andare a Toronto significava per lui una provvigione più alta, cercava di dirgli: ma vediamo in Europa, perché ho degli incontri, delle proposte interessanti che possono svilupparsi. Lui ha detto: no, a questo punto me ne vado in Canada. Come dire, muoia Sansone con tutti i filistei, non mi vuole più, me ne vado. Chiaro. Ma non lo so, cioè io sul fatto che non lo voglia più, io ho qualche dubbio, e questo è il mio unico dubbio, te lo dico sinceramente, perché... Allora chiama un amico comune molto vicino a De Laurentiis, poi te lo scrivo pure chi è, e vedi se te lo conferma. Sì, no, ma dico, cioè che da parte... È un nome di fronte al quale tu al quale crederai ciecamente. Sì, ma dico, ho capito a chi ti riferisci, ma dico che mi sembra strano che proprio De Laurentiis, diciamo, anche per come si è sviluppata la faccenda, come dire, avesse annoia Insigne. Proprio per come si è sviluppata e ti ha dimostrato che non lo vuole. Gli ha fatto una proposta. Questa per carità è una legittima interpretazione che... No. E quindi non credendo a questo, permettimi di dire che in ogni caso l'offerta del Napoli era dignitosa, era comunque dignitosa per un giocatore che ha la sua età. Non è che gli ho offerto un milione, dai. Non è che gli ho offerto un milione, un milione e mezzo. Cioè, l'offerta finale, il 3 milioni e 6 per 4 anni, non è un'offerta, hai capito? Cioè che dici vabbè. E infatti cosa ti ho detto prima? Io non sto accusando De Laurentiis, ti sto dicendo i fatti. Poi ti sto dicendo che è legittimo anche che De Laurentiis non voglia investire su un giocatore che dai 31 ai 35 anni, ma nella fase calante della carriera, una cifra di 40 milioni. E che già 3,6, cioè 7 milioni all'anno per 4 anni, sono quasi 30 milioni, è una cifra elevata. Per carità, infatti ho fatto un editoriale domenica dicendo: non ci sono colpe né da una parte né dall'altra, cercate di evitare di pappocarci soldi tradito vattin. Questo è quello che sto cercando di dire. Però le cose vanno dette per come stanno. De Laurentiis non voleva più Insigne, di fronte alla riconferma dell'attuale stipendio, avrebbe rinunciato al triplo dei soldi che il Toronto gli darà. Paolo, che vuoi aggiungere? Dai, 60 secondi per salutarti.
No, ti dico soltanto che questa vicenda comunque diciamo non mi convince fino in fondo né da una parte né dall'altra. Ecco, io non sono così assolutorio come è stato inciampato. Anch'io sono d'accordo con te, perché io non avrei rinunciato a Insigne come presidente, io Insigne non avrei rinunciato al calcio vero da calciatore. Sì, però poi hanno scoperto un attimo Paola che lo devo salutare. Paolo, però sullo sfondo però c'è una vicenda che a me piace sempre meno, che è quella del denaro. Cioè, io ti ripeto, preferisco a volte un presidente, noi siamo diventati amministratori, l'ho detto più volte, di condomini, ci occupiamo delle faccende della salute economica di una squadra, del presidente, quando spende, quando non spende, dei rinnovi dei contratti, ma è giusto fargli un rinnovo a 5 milioni, 5 milioni, 4 milioni, noi parliamo di cifre che farebbero impallidire il 90% della popolazione italiana, ma anche il 99% della popolazione italiana. Allora io dico, quando noi facciamo certe cifre in momenti come questi dobbiamo anche stare un po' attenti. Per questo ti dico, cioè, io le ragioni economiche di uno che dice vabbè me ne vado, come se chissà quale miniera, hai capito, dovesse affrontare la miniera, vado a Toronto, lontano dal calcio eccetera eccetera, e mi vado a guadagnare quanto è, 7 milioni e mezzo a stagione, 8 milioni a stagione per 5 anni, beh insomma signori, per carità, lo posso capire, però io che rimango a volte un nostalgico, perché nel senso che il calcio mi piace nella sua essenza, squadre che competono per vincere, giocatori che stanno nella loro squadra, che amano diciamo la squadra in cui stanno eccetera, il proprio ambiente eccetera eccetera, queste scelte egoistiche le lascerei al manager d'azienda, le lascerei a, come dire, al cittadino comune, ma non al calciatore che in qualche modo fa questo calcolo molto becero in rapporto alla propria qualità di vita. Ecco, questo non mi piace. Bene così, Paolo, ti abbraccio, grazie. Abbraccio a voi, saluti. Grazie a Paolo De Paola. Stop and go, rapidissimo, ripartiamo. Oh, rieccoci tornati in diretta, subito pronti per le considerazioni di Umberto Chiariello. Andiamo. L'Edito Napoli, il punto sul Napoli di Umberto Chiariello. Il Napoli deve ora pensare in positivo, perché sta recuperando i pezzi. Alla fine la Coppa d'Africa si rivelerà un bagno di sangue minore del previsto, dato che Osimhen non vi ha fatto parte e sta per rientrare. Guarda caso, già ci abbiamo un infortunato, perché leggo che Onas con l'Algeria già è fermo ai box. Per fortuna Koulibaly non ha giocato e quindi si riducono i rischi, anche perché poverino è stato colpito anche egli da Covid. Ma il Napoli recupera Osimhen, Lozano che finalmente rientra, altro mistero glorioso, ha avuto il Covid più lungo della storia praticamente, e sta aspettando la negativizzazione di Mario Rui e di Zielinski, che invece è come l'albero di Natale, si accende e si spegne a intermittenza, lui e il Covid. Fabian Ruiz che deve rientrare, e questa attesa per l'esordio di Tuan Zebe. Tutto mirato a cosa? Al fatto che trovandoci davanti a una stagione fluida in questo momento, dove non sono chiari ancora gli obiettivi del Napoli primari quali possano essere, è fuori dall'area scudetto definitivamente? Per quanto io sono convinto che le statistiche non mentano, non si può ancora dire che il Napoli non possa essere ancora in corsa per lo scudetto. Per me al 5% di possibilità di rientrare nel giro scudetto, però ancora si può parlare di Napoli con vista scudetto. Sbagliando, ma si può. È in corsa per la Champions, senz'altro. Perfino per il secondo posto, senz'altro. È in corsa in Europa League, per chi incontra il Barcellona più disastrato della storia, seppur sempre il Barcellona, che oggi affronta nella Supercoppa di Spagna il Real Madrid di Ancelotti, che invece sta facendo grandi cose, ed è ancora in corsa nella Coppa Italia, perché affronta una Fiorentina reduce da quattro pere, come avrebbe detto il buon Luigi Necco, col segno delle tre polpette agli amici di Milano di quel di calcio minuto in minuto, quattro pere prese in quel di Torino da un Torino pieno di Covid. E gioca a Maradona, anche se in casa il Napoli ha mostrato più volte di fare disastri. Quindi bisogna pensare che in questo momento tutti gli obiettivi vanno perseguiti.
non bisogna tralasciare nulla, quindi la Coppa Italia va presa con la massima attenzione possibile e con la possibilità di fare un turnover però discreto, se non dico ampio, per testare nuove forze. Vorrei vedere Zanoli, per esempio, vorrei vedere Tuanzebe, e lo vedremo, e mi piacerebbe capire lo stato di forma di Fabian Ruiz, quale possa essere in questo momento, perché Bologna, Sanità e Venezia non si possono sbagliare né fallire minimamente, perché se in una di queste tre partite l'Inter poco poco dovesse, e non sembra affatto, in questo momento viene da 8 vittorie consecutive addirittura, perdere qualche colpo, e ha partite difficili in queste tre settimane, e beh, Napoli-Inter al Maradona assumerebbe ben altro aspetto, poiché non vogliamo rinunciare al sogno finché il sogno non scompaia definitivamente. Dateci la possibilità di sognare perlomeno fino a febbraio, step by step si vedrà se un sogno può colorarsi d'azzurro o evaporerà come ogni anno di questi tempi. Ma fatti fare una domanda, possiamo dire che Anna Trieste è un sogno? Lo possiamo dire, Umberto? Sì. È un sogno, è una realtà. È una realtà, è una meravigliosa realtà. Anna, buon pomeriggio. È lei che sogna Cavani mattina, pomeriggio e sera, c'ha un amore ormai confessato. Pure tu che hai portato la gente al Vesuvio, lascia stare. Anna, buon pomeriggio. Appunto, non ne parliamo, che io ho vissuto momenti drammatici in occasione, diciamo, di questa cosa che state ricordando, visto che io ho fatto un video tanti anni fa dove cantavo la mia vita appartiene a Cavani, perché comunque io mi sono proprio consacrata. il cavanesimo si trova su YouTube, e quindi per me Cavani è insuperato, quindi lo sogno, non penso che la gente sogni a me come sogno. Okay, tu so che hai avuto una figlia, se non mi sbaglio, no? Hai avuto una figlia, giusto? Sì, ma non da Cavani. Pensavo che come la Madonna ti avesse toccato sulla fronte. No. La partenogenesi. Ma il padre è molto contento di sentirsi un surrogato di Cavani, fammi sentire. Ti diceva Umberto se il padre è contento di sentirsi un surrogato di Cavani, direi di no. Vabbè, ma... No, lo volevo sottolineare perché sembravano le due cose collegate, perciò volevo dire sì, il mio amore calcistico è Cavani, però appunto sì. Beh, hai detto che ti scatta l'ormone con Cavani, ma non deviare da questa cosa. Ma perché lui assomiglia un po' a Pasolini, quindi c'ho questa, diciamo, capito, reminiscenza anche un po' letteraria. Ma che meraviglia, Anna, sei straordinaria. Anna, dimmi una cosa, quanto condividi questa cosa che dice Umberto, che Spalletti è un allenatore mediocre? Ma quando mai? Non gli credere, Anna. Ha detto una frase giusta, ma il nome non era Spalletti, era Gattuso, vabbè, ha sbagliato nome. Allora, io di base non credo a nessun maschio, quindi figura di moto, credevo, diciamo, a lui, che è questa cosa. Però comunque io non sono nessuno per dire che Gattuso, Spalletti, se volete voi, un allenatore mediocre o meno. Io ti posso soltanto dire quello che a Napoli si potrebbe definire, si può dire Figliendrocchi, sì? Sì, si può dire. Tanto già l'ho detto. Per esempio Spalletti lo è, direi da oggettivamente. Ma non parlate del mio Covid, il mio Covid del Napoli. Da Figliendrocchi questa cosa, bello, no? Bello. Sì, perché lui sa benissimo, no, che sta dicendo una cosa così, e i giovani dicono cringe, cioè una cosa così assurda, ma quasi una citazione dei film di Crescenzo, dico, si parla a Bella Vista. Però in realtà poi diventa virale, lui risulta simpatico e quindi sa fare comunicare, lo sa fare benissimo. Senti Anna, a proposito invece di questo momento, no, dove c'è Insigne, che tu sei contro Insigne? No, allora sono contro Insigne, no, nel senso che io non sono contro nessuno. Però non l'hai presa benissimo. Credo che, come dicono sempre gli esperti, il timing delle operazioni non sia stato felicissimo, ma mettiamolo in questo modo, perché so che comunque
magari c'erano degli accordi, no, presi diciamo tra le parti per fare per esempio questo video di saluto ai nuovi tifosi. Sì, 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 sì. Però secondo me va bene firmare il contratto, per amor di Dio, prima della, diciamo, della scadenza, tutto va bene, però quel video suona, perché non è che poi Insigne dal giorno dopo non giocava più nel Napoli, cioè Insigne è il capitano del Napoli, quindi è oggettivamente bizzarro vedere il capitano della tua squadra che saluta i suoi nuovi tifosi di un'altra squadra. Pensi sia stato gestito male? Credo che sia stato, come direbbero diciamo i comunicatori politici, per evitare problemi, inopportuno. Umberto, condividi? Condividi, Umberto, è stato inopportuno Insigne nel modo di comunicare il suo approdo a Toronto? Il video sì. Umberto? Ma io penso sia stato una cosa dovuta, perché nel momento in cui gli ha chiesto di fare un saluto ai tifosi, perché ha ufficializzato l'ingaggio, ci sta che lui faccia questo video, poi avrà il tempo per salutare i tifosi del Napoli. Non ha fatto altro che salutare i tifosi per obbligo contrattuale, quindi io tutto sto cancando su queste storie, francamente mi lasciano piuttosto freddo, non me ne frega proprio niente. A me interessa il fatto che Insigne sei un uomo insensibile, vergognati. A me non me ne frega niente, a me me ne frega del fatto che nel momento in cui qualcuno lo ha anche offeso in società, lui si è comportato fin troppo bene. Lui è andato a conoscere i canadesi, però due giorni dopo con la Juve ha dato l'anima in campo. E quando l'altro giorno ho tenuto alla gamba, lui non ha chiesto subito la sostituzione, ha provato di tutto per rimanere in campo. A me interessa il suo comportamento di calciatore. E come calciatore, chapeau, mi tolgo il cappello, perché è un professionista esemplare, attaccato alla maglia fino all'ultimo secondo. Poi quello che fa fuori dal campo, mi interessa zero. Anna, l'ultima giornata di campionato, sei allo stadio, Insigne chiede, cioè saluta il pubblico, che fai? Fischi o applausi? Esce. Standing ovation o applausi? Cioè fischi o sei... che Maldini l'hanno fischiato. No, fischi no. Anche se, vabbè, diciamo, io sono sempre stata però per la libertà assoluta, nel senso che lo stadio non è, voglio dire, anche a San Carlo si fischia quando magari non piace quello che si vede. Quindi chi vuole fischiare fischia, chi tu vuole che applaudire fai? Tu che fai? Quindi... Tu che fai? Io non fischio. Però non applaudi. Non so fischiare, quindi non lo so, perché dovrei fischiarlo. Cioè, ma lo applaudi, lo applaudi. Sì, sicuramente, però io, come ho detto prima, io pianto veramente quando è andato via Cavani. Poi adesso saluto Insigne e gli auguro, diciamo, le cose migliori, applausi a scena aperta, zero fischi per quello che mi riguarda, però non capisco, cioè non sono una di quella che giudica, di quelli che giudica, insomma, le persone che fischiano. Devo fischiare, fischio. Mi sembra una cosa. La parisiana. Bene così, Anna, ti ringrazio, ti abbraccio, a presto. Ciao belli. Ciao Anna, grazie alla grande Anna. Ma bello Giordano, questo non lo può proprio dire. Stai molto calmo, che ieri ho messo una foto su Instagram che era una vita che non la mettevo, sono arrivati solo like di belle ragazze, sono arrivate. Stai molto tranquillo. Madonna, buffate male parole. Stai molto tranquillo. No, ma poi sono account truffa. Cioè, ma non è vero, sono persone fake, che conosco. Fatti apposta per adescare sui social. Ma non è vero. Di servizio pubblico. Secondo me si merita una scametta per questa sua vanagloria. Tu che ne dici? Questa è per l'ASL di Torino. Possiamo andare avanti così. Questa è per il rigore non dato al Napoli. Non annullato alla Juve. Poi che se per tutte e potesse venire. Basta! Mi sento soddisfatto, da Massimo Moratti concilia con la vita. Da Massimo Moratti all'escamet. Cioè questa è una trasmissione che ha un unico neurone che è anche impazzito. Chiariello, ci vediamo domani. Ciao. E fino a già. Dobbiamo salutare. Tanto buono. Ciao.
Grazie. Grazie ad Umberto Chiarello, che ritroveremo domani. Alessandro Montano lo ritrovate alle 16, giusto? Alle con 16. Tutte le ultime sportive dalla Campania. Sei bravissimo, complimenti. Grazie ad Alessandro Montano, allo straordinario Giovanni Annunziata, parole e microfono che passano a quel pezzo di maschio che si chiama Lucio Belmonte. Noi ci ritroviamo domani puntuali per Punto Nuovo Sport Show, sempre alle 13. Ciao.